Un saluto a tutti gli amici di Giornale Armonia che ci seguono su Facebook. Parliamo di emergenza Covid. Ci troviamo all'interno della Villa Comunale Giovanni Paolo II a San Giorgio. Sono in compagnia del sindaco dottor Cosimo Fabiano e su sollecitazione dell'amministrazione comunale è stata disposta la realizzazione da parte dell'ASL di una struttura per l'effettuazione dei tamponi sul nostro territorio. Proprio nelle scorse giornate la Protezione Civile Regionale ha provveduto a sistemare un modulo prefabbricato proprio per permettere il tracciamento attraverso i tamponi sul nostro territorio. Ne parliamo con il sindaco, dottor Cosimo Fabiano. Sì, grazie a voi del giornale Armonia per l'opportunità che ci date, soprattutto perché siete sempre molto vicini all'amministrazione, al sindaco, soprattutto quando si tratta di fare informazione nell'interesse dei cittadini, non solo ovviamente della nostra comunità, ma anche del resto del territorio ionico. Quando la ASL ci ha comunicato la intenzione di voler attrezzare qui a San Giorgio un'area per l'effettuazione dei tamponi, l'abbiamo accolto questa disponibilità da parte dei vertici dell'ASL Tarantina con molta soddisfazione. Ci siamo messi immediatamente alla ricerca di uno spazio idoneo per poter ospitare il modulo prefabbricato, che è quello che vedete qui alle nostre spalle e che da ieri ha iniziato già ad operare per effettuare i tamponi, e nel giro di pochissimi giorni, grazie ovviamente al lavoro incessante da parte dei dirigenti della ASL ma anche della Protezione Civile regionale, è stata messa su questa struttura che riteniamo sia essenziale, indispensabile in questo momento di grande emergenza e che contribuirà probabilmente anche ad alleviare le file di attesa negli altri siti dove attualmente si svolge l'attività di effettuazione dei tamponi. Ovviamente come amministrazione ci auguriamo che tutto questo non debba necessariamente essere, come dire, nei prossimi giorni assolutamente necessario, perché ci auguriamo che il contagio diminuisca, però l'averlo attrezzato a San Giorgio, questo spazio, ci mette nella condizione di poter offrire non solo ai cittadini di San Giorgio ma a quelli di tutto il territorio una possibilità in più per evitare di fare le lunghe file che dai giornali apprendiamo essere presenti nelle altre strutture dove attualmente si effettuano i tamponi. Ringrazio ancora una volta, ripeto, tutti coloro che si sono adoperati affinché potesse essere immediatamente reso disponibile questo importantissimo presidio sanitario, a cominciare dalla ASL, dalla Protezione Civile Regionale, ma anche dalla Protezione Civile dei volontari di San Giorgio Ionico, che collaborano insieme all'amministrazione affinché questo spazio, questo presidio possa funzionare al meglio nell'interesse precipuo dei cittadini di San Giorgio ma anche di quelli dei comuni vicini. Vogliamo ricordare gli orari per l'accesso al presidio? Sì, ovviamente noi abbiamo avuto ieri sera la comunicazione ufficiale che almeno per questo primo periodo, per queste prime settimane, gli orari di funzionamento del presidio saranno dalle 8 del mattino fino alle 11 e presso questa struttura si può accedere esclusivamente con la propria autovettura, quindi non bisogna scendere dall'autovettura, bisogna entrare direttamente all'interno dello spazio della villa comunale, passare sotto nei pressi del modulo dove ci sono i sanitari che effettuano il tampone senza che ovviamente i cittadini scendano dalle proprie autovetture. Almeno per il momento non sono previsti ingressi di cittadini che siano sprovvisti dalle autovetture. Probabilmente nel prossimo futuro la ASL ci comunicherà le modalità con cui potranno accedere anche i cittadini senza l'autovettura, ma al momento l'ingresso è consentito solo a bordo delle proprie autovetture. Voglio ribadire per completezza di informazione che non si può accedere autonomamente, cioè senza che ci sia stata una
autorizzazione da parte dell'ASL, quindi qui vengono ospitati solamente i cittadini che su disposizione dell'ASL vengono indirizzati presso questa struttura per l'effettuazione dei tamponi. Quindi invito tutti i cittadini di San Giorgio, ma anche dei comuni vicini, a non avvicinarsi allo spazio senza che ci sia stata una autorizzazione in tal senso da parte delle competenti autorità sanitarie, perché ovviamente la villa è sorvegliata dal personale addetto alla vigilanza messo a disposizione dall'ASL, quindi non si potrà accedere se non su invito da parte delle autorità sanitarie. Questo perché da più parti mi viene chiesto se autonomamente ci si può recare presso questo presidio per effettuare il tampone, e devo dire che questo al momento non è possibile. Probabilmente verranno ampliati gli orari di funzionamento anche con l'ausilio dei medici di medicina generale che dovrebbero venire in questa struttura ad effettuare i tamponi, soprattutto i tamponi rapidi. Però in questo momento, ripeto, fino a diversa e differente comunicazione da parte della ASL competente, l'orario di funzionamento è dalle 8 del mattino fino alle 11. Questo lo dico perché molti cittadini ci hanno chiesto, ci hanno fatto domande nel senso di poter accedere liberamente a questa struttura, e questo ovviamente non è possibile. Grazie Sindaco, io vi ringrazio per l'attenzione e saluto ancora tutti gli amici che ci seguono. Grazie.